Buonasera. Bene. Lo sapete che io ogni tanto mi invento qualche piatto, ogni tanto, ogni spesso. E questa sera vi voglio preparare un piatto delicato, saporito, ma allo stesso tempo salutare. Useremo del riso basmati, che è un riso integrale, che in questo caso io ho già precotto, eccolo qua, e vi ho aggiunto della curcuma. Sapete le proprietà della curcuma sono tante, tra le quali è un antitumorale naturale. Abbiamo del pesce, dei totanini, vedete, sono piccolini, dei totani che ho già pulito. E con questo andremo a fare il nostro condimento: totani, dei pomodorini piccadilli e poi la base sempre dei nostri piatti: un po' d'aglio, un po' di scalogno, un po' di prezzemolo, un pochino di origano, olio extravergine di oliva, un filettino di acciughe per fare il nostro soffrittino. Quindi abbiamo qua una padella. Ciao Gio, buona serata. Mettiamo un pochino di olio extravergine. Ecco qua. Bene, abbiamo messo dell'olio. La mettiamo sul fuoco. Aggiungiamo un pochino di aglio e lo scalogno. Uno scalogno è sufficiente. E facciamo soffriggere. Poi, se vi piace un po' di peperoncino, potete aggiungere del peperoncino. Ciao Bilal! Mettiamo un filettino di acciuga. Uno, due, a seconda della quantità del pesce che state facendo. Questo servirà a rafforzare il sapore del nostro piatto. Facciamo soffriggere. Prepariamo anche un'altra padellina che servirà per saltare i nostri pomodori. Questa ci occorrerà dopo. Intanto mettiamo in cottura i nostri totani. Ok? Tagliamo un pochino di più grandi. Visto poco poco, quanti sono piccolini. Ecco qua, questo è un po' più grandino, lo tagliamo. Ecco qua, il nostro soffritto è pronto, perfetto, e mettiamo dentro il nostro pescetto. Sono molto piccoli, quindi non hanno necessità di tanta cottura. Diciamo, facciamo un bello pieno di pesce questo piattino, eh. Ciao Sergio, ciao Carlo. Benissimo. E ci siamo. Bene, e questi. Con questi abbiamo fatto. Prendiamo quest'altra padellina di qua, eccoci. Ciao Billy, buona settimana anche a te. Ecco, lasciamo rosolare un pochino e poi andremo a sfumare con un pochettino di vino, ok? Di qua anche mettiamo
un pochino di olio. Pezzettino di aglio, ecco qua, e tagliamo i nostri pomodori. Ok, ho scelto un piccadilli perché non andrà ad appesantire, ad uccidere il sapore del nostro piatto. E poi metteremo anche una grattatina di scorza di limone, andremo a dare un tocco di profumo in più, quindi il piccadilli è abbastanza dolce come pomodoro, quindi va benissimo per il nostro piatto. Ecco, il pomodoro lo andremo a saltare in padella, non lo andremo proprio a cuocere, lo faremo semplicemente saltare un po' per insaporirlo. Ok? Oh, bene. Qua possiamo aggiungere un pochino di olio di vino bianco, ecco qua, andiamo a sfumare un po', un pochino di sale, poco, che dovremo assaggiare poi perché il pesce può essere già saporito di suo, quindi non esageriamo, si fa sempre in tempo ad aggiungere altro sale. Qui. È pronto anche il nostro aglio. Mettiamo un pochettino di origano a profumare un po', il basilico, un olio di basilico, e quindi ho messo un po' di origano, è buonissimo. Ciao Stephen! Un po' di sale, a poco vivace, perché lo dobbiamo rotolare, non lo dobbiamo mettere. Qui ci siamo quasi, come vedete è veloce il piatto, dobbiamo fare un piattino abbastanza fresco, un po' di prezzemolino, ecco qua, ci siamo quasi, siamo quasi pronti. Allora, visto che l'ho lo abbiamo già fatto, allora il riso basmati va tenuto mezz'ora in ammollo, poi si scola l'acqua e si cuoce per 10 minuti, un pochino di meno in questo caso perché lo andremo a ripassare con il nostro pescetto. Ecco qua. Abbiamo messo ben poco, ecco qua, perfetto, ci siamo. Ecco qua. Ecco fatto, e aggiungiamo anche i nostri pomodori. Oh. Ecco qui. Ciao Cesare, grazie. Ecco fatto. Mantegliamo un pochino, in modo da far amalgamare sapori,
assaggiamo come sta di sale, perché se è troppo saporito, se non è abbastanza saporito, non va bene. Infatti, dobbiamo mettere un po' di... Ciao Roberta! Che mi dispiace Roberta, tu vuoi farci? Non mi seguire. Non è un problema. Ecco qua. Ecco qua. Abbiamo messo un po' di sale e ci siamo. Oh, e il nostro piatto è pronto. Eccoci. Un po' di prezzemolo. Oh, perfetto. Eccoci qui. E siamo pronti. Possiamo impiattare. È un bel po'. Ecco fatto. E quindi siamo riusciti a fare un piatto leggero, ma gustoso allo stesso tempo e anche abbastanza salutare. Ciao Antares. Aspetta, mi metto gli occhiali. Grazie, buona domenica e tanti baci anche a te. Sei gentilissima. Ecco qua. Quindi possiamo mettere un po' di prezzemolo. E il nostro piatto è pronto. Eccoci. Ed è anche abbastanza economico, quindi ingredienti abbastanza reperibili, grazie Antares. Ecco qua ragazzi, il nostro piattino è pronto, quindi vi ringrazio della vostra attenzione, vi do un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao, buona serata a tutti.